Martedì 25 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. È martedì e chiudiamo questo nostro giugno con i nostri martedì dedicati al focus periferie e quindi diamo per l'ultima volta per questa stagione, ma poi comunque ci ritroveremo nella prossima stagione, il benvenuto a Walter Cherubini da Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, bentrovati a questa che è l'ottantesima trasmissione puntata di Focus Periferie, quindi abbiamo consolidato dal punto di vista informativo per i telespettatori che ci seguono fedelmente, ma anche per gli altri su YouTube sicuramente Milano News potranno andare a riprendere le puntate che sicuramente hanno avuto di volta in volta tutta una serie di approfondimenti specifici e quindi vedere le periferie sia con una prospettiva generale ma anche innervati da tutta una situazione di situazioni particolari, iniziative particolari come quella di oggi. Oggi abbiamo gradito intervento di Giovanni Luzzi del servizio Due Mani in Più e adesso ci dirà di che cosa si tratta. Buongiorno Giovanni, grazie mille di essere qui, grazie mille di essere tornato. Insomma, diciamo prima ogni anno, almeno una volta all'anno dobbiamo vederti, no? Perché almeno ci aggiorni su quello che combinate con questa bellissima iniziativa che si chiama Due Mani in Più. Esatto, ma sono io che vi ringrazio perché diamo un servizio di informare in particolare le persone anziane non autosufficienti di questo servizio e ancora sottolineo in particolare per il servizio luglio-agosto che non si ferma ma va avanti. Basta una telefonata al numero che diremo appena qui a poco che subito si può attivare il servizio per quelle persone sole o comunque che hanno difficoltà ad andare a fare la spesa. Quindi grazie a voi. Ricordiamo bene appunto Due Mani in Più, insomma è un po' ormai che sviluppa i suoi servizi, prima di tutto anche geograficamente, in che area stiamo parlando, in che area interveniamo? Beh, noi diciamo l'area, è giusto ricordarlo, siamo partiti nel 2001 a Baggio insieme alla Caritas Coppo Lombardia e Caritas Ambrosiana, ma ormai si può parlare che c'è un'estensione a livello regionale, perché si può parlare il servizio è presente a Cantù, a Mannati, a Varese, a Cremona, potrei citarne altri, così nella prima cintura di Milano, dei comuni limitrofi, e Milano in particolare, come dicevo poc'anzi, siamo partiti a Baggio, però non è solo Baggio, ma tutto il quartiere Olmi, Mugiano, Quarto Cagnino e dintorni. Quindi un servizio ormai che si può dire basta una telefonata, che gli diamo tutte le informazioni, ovunque abbiamo un punto vendita come Coop Lombardia, questo servizio è possibile attivarlo e offrirlo ai non autosufficienti in particolare. Sono contento che hai nominato anche Mugiano, che sono spesso volentieri e ha lasciato un po' in disparte perché ha la sfortuna di essere al di là della tangenziale, dico sempre, anzi saluto ma è municipio della 7, anche quello, infatti, cittadini infatti, che vivono sempre, che in realtà ce lo ricorda sempre Mugiano l'esistenza, perché sulla mappa di Milano non si vede quell'appendice messa lì a ricordati che esiste, quindi insomma diciamo appunto un servizio esclusivamente fatto appunto per le persone non autosufficienti che hanno problemi appunto ad esempio a poter portare la spesa a casa, queste cose qua, quindi voi intervenite in questo. Esatto, e mi preme sottolineare che è un servizio gratuito dove ormai in tutti questi anni, come dicevo prima, è nato attraverso Coop Lombardia e Caritas Ambrosiana, ma ormai sono tante realtà di cui ci danno un contributo fortissimo dal punto di vista della consegna della spesa. Qui se vogliamo citare nei nostri dintorni il municipio 7 e l'Auser e il Gabbiano, ma tanti volontari poi che vengono lì e ci chiedono appunto di darci una mano per fare la telefonata agli anziani oppure di consegnare la spesa. Quindi ormai c'è un largo raggio, diciamo, tutto a livello della regione Lombardia che riusciamo a dare questa risposta. E vorrei citare anche questo, Coop Lombardia ha circa una cinquantina di punti vendita. Ecco, io mi auguro che prima che le forze mi abbandonino, nel senso che non riesco più a dare questo contributo, e siamo al 40%. Spero proprio che, non dico al 100%, ma nell'arco di un anno o due di arrivare almeno al 50% di tutti i punti vendita dove offriamo questo servizio. Mese prossimo faremo una convenzione con l'Auser di Como e quindi partirà anche a Como questo servizio. Walter, appunto, stiamo parlando di una fascia di popolazione importante, una fascia di popolazione che
non so, so che hai dei dati importanti, interessanti, è in aumento, è in diminuzione, come si struttura appunto la fascia degli anziani, o meglio appunto di questa fascia poi, diciamo qui, over 75 in questo caso? Ah, diciamo che nella nostra città, quindi a Milano, abbiamo circa 188.000 persone che hanno da 75 anni in su, quindi è una fascia di popolazione piuttosto significativa. Di questi ne abbiamo, diciamo così, una fascia che è più a problematiche, di circa 75.000 persone, e dove anche il piano caldo che viene fatto dal Comune di Milano ha una certa attenzione, focalizzazione su questo segmento di popolazione, che è comunque importante, perché 75.000 persone non sono poche, e all'interno di queste 75.000 persone diciamo che ci sono una fascia ulteriore di 16.000 persone che ha delle situazioni stabili di criticità propria personale oppure anche economica. Quindi questo è lo scenario sul quale vanno a impattare i servizi del Comune di Milano in questa fascia, oppure iniziative che sono appunto quella di Due Mani in Più, che possono proprio aiutare questo tipo di popolazione. So che tu hai dei dati anche proprio sulla popolazione in generale, subito, che danno un po' il quadro di quello che diventerà poi Milano e la città metropolitana di Milano. Ma diciamo come tendenze, sono state fatte delle indagini che hanno prospettato quello che è il 2018 e quello che potrebbe essere il 2036, sia a livello di città metropolitana e sia a livello di città, invece la nostra città di Milano. In particolare abbiamo attualmente nella città metropolitana 3 milioni e 200 mila persone. La previsione al 2036 che ci sarà un lieve aumento, diciamo così, perché si prevede un aumento di 200.000 persone, passando a 3 milioni e 400.000. Milano come si comporta all'interno di questi numeri della città metropolitana? Attualmente siamo sulla soglia del 1.400.000 abitanti e dovremmo spostarci a 1.500.000 abitanti, quindi con un aumento di 100.000 abitanti. Lontanissima la famosa soglia dei 2 milioni che si sognavano tantissimi anni fa, ricordavamo anche settimana scorsa. No? Sì, l'unica questione è la confidenza dei dati, cioè coloro che abitano o non abitano. Perché se noi pensiamo chi abita a Milano, dobbiamo fare un po' il paio con quella che era l'attendibilità degli ingressi delle auto nella città di Milano. Ogni giorno si parlava di 600.000 mezzi, oggi come oggi invece con l'area B e quindi con un conteggio proprio più mirato abbiamo circa 1 milione di ingressi. Quindi quante sono le persone che abitano a Milano e che non sono residenti ma abitano a Milano? Ecco, allora è una popolazione molto più ampia, su questo non c'è dubbio, come possono essere anche per gli studenti. Noi pensiamo agli studenti universitari, abbiamo nelle, diciamo così, 15 università e accademie milanesi, perché non ci sono solamente le università maggiormente note, ma ci sono tutta una serie di università, accademie universitarie di contorno che sicuramente fanno la differenza per quanto riguarda l'offerta educativa e anche professionale della nostra città. E noi abbiamo 80.000 studenti fuori sede, solamente universitari. Chiaramente non tutti abitano a Milano, però la grossa fetta abita a Milano, e vuol dire che anche questi concorrono anche a cambiare le percentuali della fascia di popolazione anziana, giovane e quant'altro. Infatti, a questo proposito abbiamo anche alcune previsioni su quelle che sono, per esempio, il rapporto tra giovani e anziani. In questo caso parliamo sempre di residenti in realtà, quindi appunto dicevi, poi gli universitari fanno un po' magari ballare le statistiche, cioè i due numeri. Certo, diciamo che limano un pochettino quelle che possono essere a prima vista delle differenze anche significative. E quindi noi abbiamo un rapporto come città metropolitana tra popolazione giovane e popolazione anziana, abbiamo ogni 100 giovani 128 anziani. Okay. Questo tipo di rapporto
Nel 2036 si stima che, mantenendo sempre ferma la quota di 100 giovani, porterà gli anziani a 187, quindi da 128 su 100 a 187 su 100, che è un aumento del 50% nella sostanza, perché proprio va ad aumentare da 128 a 187. Per quanto... quindi a questo punto appunto, sì, è fondamentale quello che dicevi tu, Giovanni, nel senso cercare sempre di più che questi servizi vadano... Tu dicevi, magari al 100% non ci arriviamo, ma speriamo almeno al 50%, perché insomma i dati dicono che questi qui saranno anziani che gli auguriamo di stare benissimo, di non aver bisogno, ma ovviamente in questa fase sa chi poi avrà bisogno. Quello che dico sempre anch'io, gli auguriamo di tenermi bene, ma purtroppo poi ci sono chi ha. E guarda, dai dati che diceva prima Walter, una cosa che un po' mi ha colpito in questi anni, e ancora oggi, è che questo servizio ormai ha 19 anni. Eppure non c'è stata una domanda molto ampia, è molto ristretta. E tant'è vero che come Coop Lombardia, con il consorzio Farsi Prossimo, la Caritas e House, abbiamo fatto una riflessione che è quella, probabilmente non l'abbiamo pubblicizzato abbastanza. E allora che è partito proprio quest'anno, gli ultimi mesi del 2018, il 2019, una vera e propria campagna per far conoscere questo servizio. E a Milano in particolare abbiamo scelto come si può dire, l'informazione di vicinato, i giornali locali, che diffondono appunto, abbiamo una pagina intera e spiegano bene di che si tratta questo servizio. Quindi Rogoredo, Calmainarate, zona Piazzale Lodi, zona Municipio 9, Municipio 7, a cavallo 4-5. E difatti abbiamo concordato con i giornali che fino a tutto l'anno 2019, un mese sì e un mese no, perché metterlo continuamente, pubblicizzare appunto e spiegare di che si tratta. È importante questo perché, come dicevo, la riflessione che abbiamo fatto, ma caspita, è 19 anni ormai, eppure non ha, nei dati che appunto ci dava poc'anzi Walter, ancora di più, penso che la scelta appunto di dare un'informazione più capillare sia stata la scelta giusta. Quindi noi abbiamo due numeri di telefoni che sono importanti darli, che è quello... Ce li abbiamo? Sì, ecco, che vediamo, è importante, che spiego anche perché due numeri di telefono per questo servizio. Eccoli qua, c'è il numero verde. Ecco, c'è il numero verde dove possono telefonare dal lunedì al venerdì, e il numero è lì, come si vede molto bene, e lì gli danno tutte le informazioni del caso a livello regionale, no? Dove è attivo il servizio. C'è l'altro numero di recente che tocca più da vicino, sì, il municipio 7, però può telefonare chiunque, perché in questo caso, in questo numero, che appunto adesso mi pare che è stato messo anche... sì, ce l'ha di fianco, 370-3690-200. Esatto, quello è un numero che oltre a poter dare delle informazioni sul servizio, può attivare il servizio immediatamente. 370-3690-200, giusto? 200, esatto, quindi è un numero di telefono, visto che io conosco un po' la situazione in generale, rispondo io direttamente, qui posso dare sia le informazioni, ma anche se un anziano, in particolare questo luglio e agosto che il servizio va avanti, se vuole attivarlo, ecco, subito lo facciamo. Interessantissimo questa cosa, Giovanni, il servizio va avanti. Va avanti, assolutamente. Non va in vacanza, giustamente, ma sì, anzi, nel momento forse in cui c'è anche più bisogno. Ci sono magari, ad esempio, delle zone dove lo fanno due volte alla settimana, lo riducono a uno, però dobbiamo capire che anche i volontari hanno diritto di andare in vacanza, chi può, io spero tutti. Ovvio, ecco. Ovvio. E infatti, Walter, no, prima di lasciarti le tue vacanze, appunto, che diciamo oggi è l'ultimo appuntamento, ci stavi raccontando appunto uno scenario molto interessante che fa capire appunto la direzione che prenderà la città nel prossimo futuro. Sì, facciamo un ragguaglio ancora su Milano. Milano dicevamo che ha un rapporto, dicevamo prima, tra giovani e anziani oggi di 100 a 148 e andrà, come previsione, da 100 a 167,
quindi aumentiamo da 148 a 167 rispetto alla città metropolitana, ha un incremento che è molto più lieve, perché se guardiamo in termini percentuali, poi attualmente la città metropolitana ha una fascia di popolazione anziana del 22,1%, Milano del 23,1%, ma nella città metropolitana complessivamente si andrà al 31,3%, e quindi quel discorso che si faceva su proprio la popolazione, anche il rapporto con i giovani, mentre Milano andrà al 24,4%. Ecco, quindi ci sono delle differenze significative, per cui tendenzialmente l'invecchiamento della popolazione sarà più assorbito nel comune di Milano piuttosto che nella popolazione in generale. Da qui, ecco, direi che mi permetterei di segnalare due cose, e cioè, uno, rispetto a quello che diceva Giovanni, esiste un tema della integrazione e valorizzazione e conoscenza dei servizi e anche delle proposte che ci sono, perché c'è un meccanismo di comunicazione generale che non è affinato e che è invece da affinare, altrimenti la logica è un po' quella che si ritorna al fai da te, e cioè un'organizzazione si mette a fare qualcosa e poi cerca di comunicare questa possibilità, ma questo in qualsiasi campo. E invece è importante quello di strutturare una comunicazione, diciamo così, pubblica, che raggiunga esattamente il pubblico. Perché questo è il tema che abbiamo in un piccolo paese: se uno fa qualcosa, dopo 3 minuti lo sanno tutti. Invece a Milano, se qualcuno fa qualcosa anche di molto importante, non lo viene a conoscere. So che quando consulta Periferie Milano ha fatto varie proposte, l'ha fatto spesso e volentieri, no? Sul come fare a uscire un po' da questo fai da te, essere Diciamo che noi abbiamo posto un tema di altra natura, che era più legato a quello delle iniziative culturali che ci sono nella città. Però direi che l'occasione anche questa è proprio per dare il là a un'attenzione particolare agli strumenti di comunicazione. In secondo luogo, esiste questa popolazione, diciamo così, anziana, che per ragione di cose, ci sono quelli che sono ancora in forza fisica significativa, ma ci sono invece le persone che con il passare degli anni quindi perdono quel dato di mobilità. Allora il tema è quello di andarli a trovare. E questo per quanto riguarda tutte le iniziative, perché uno che è giovane prende, gira la città, vede, si informa, guarda i social e quant'altro, insomma ha tutta una serie di informazioni, ma anche una dinamica di vita diversa. L'anziano invece, che rimane un pochettino confinato nella propria area ristretta, se non è raggiunto difficilmente riesce a conoscere, o comunque ha difficoltà a conoscere. Quindi questo è esattamente il tema. Ma delle iniziative che vengono fatte, portarle, noi diciamo, nelle corti dove abitano le persone, che possono essere le iniziative culturali, musicali, di socializzazione. Nello stesso tempo le informazioni sui servizi, anche queste devono arrivare. Quindi l'idea di utilizzare anche la stampa locale, i cosiddetti giornali di zona, che sicuramente a Milano hanno una presenza significativa e anche piuttosto capillare, perché con una diffusione mensile di circa 150.000 copie articolate in una dozzina di testate, hanno una presenza, e poi sono anche strutturati piuttosto bene in alcuni casi importanti. Ci sono giornali di zona che tirano anche 25.000 copie mensili, quindi 25.000 copie mensili in una zona che ha 150.000, 170.000 abitanti, ha un grado di copertura piuttosto importante, e soprattutto è ripetitiva la cosa, e quindi sono
esattamente uno strumento di informazione importante che anche nella nostra città andrebbe particolarmente tenuto sotto considerazione, quindi anche attenzione, perché quando chiude una testata non è che ce ne sono altre 11, no, perché generalmente, proprio siccome sono chiamiamoli giornali di zona, chiude la testata, chiude lì e non è sostituita da nessuno. Ecco, questo è un dato importante. Molto interessante infatti questa vostra scelta di andare sui giornali di zona per promuovere la vostra iniziativa, che dicevi comincia comunque, dici ancora di più, dobbiamo provare a farla scoprire ancora di più. Sicuramente, tanto è vero che un'altra delle riflessioni che abbiamo fatto, perché tra le altre cose facciamo anche altre iniziative rivolte agli anziani, concerti e così via, e di solito li facciamo ancora in via Gianella, dove c'è la sede del comitato soci. Però ci siamo chiesti, se noi ci fermiamo sempre in base a quello che dicevi tu, no? Far conoscere, ma anche poi andare dove ci sono gli anziani. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo già sperimentato di fare dei concerti, e ad esempio li abbiamo fatti a Corsico, nelle parrocchie, nelle sedi dell'Hauser, in altre realtà associative, in modo di coinvolgere, far conoscere il servizio, ma dare anche un momento di stare insieme, di sentire della buona musica. Li abbiamo fatti al Gabbiano, a Baggio, nella Chiesa Vecchia, e vogliamo potenziare questo. Tant'è vero che ho fatto di recente un incontro col Trivulzio, che vogliamo anche andare, se è possibile, nelle case di riposo. Cosa vuol dire questo? Andiamo noi dove ci sono gli anziani, non aspettiamo solo quelli che possono venire. E quindi anche nei questi residenziali, Corsico, Baggio e dintorni, cerchiamo di fare una nuova sperimentazione. So che c'è un tema in questo momento, Giovanni, che sta molto a cuore, perché insomma anche soprattutto nella nostra, nella zona ovest di Milano, nel municipio 7, c'è un po' un riordino, diciamo, di alcune strutture sanitarie, sì, e di alcuni ambulatori, e sì, come diciamo prima, augurando tutto il bene agli anziani che abbiano, è ovvio che l'età anziana è quella in cui più spesso magari si bisogna andare in ambulatori, cose del genere. Cosa sta succedendo? Dacci un po' un attimo l'idea. Beh, so sta che succedendo, molto questo tema. Sì, parliamo in particolare dappertutto, quasi a Milano, ma parliamo di Baggio. Baggio, il poliambulatorio di via Masaniello, ormai da anni che si cerca sempre più di togliere servizi, e allora ci ha preoccupato un po', perché vuol dire che questo, non un tempo molto lontano, l'intenzione probabilmente è quello di chiudere. Allora, insieme alle organizzazioni sindacali CGL e CISL UIL, abbiamo fatto già la terza assemblea pubblica a Baggio, molto partecipata, dove intanto queste iniziative hanno bloccato il fatto che non si toccano più i servizi che ci sono, sia di carattere amministrativo ma anche di specialistiche che ci sono a Baggio. Però questo non ci convince ancora. Quindi a ottobre ci ritroviamo, di cui si fa una proposta, e quindi potenziare il servizio sia di carattere amministrativo, perché ci sono lunghe code anche per il medico, il cambio, i medici di base che spariscono perché vanno in pensione, non perché chissà dove vanno, c'è sempre da aspettare 4 ore quando si va dal medico di base, e quindi è un problema generale, ma a Baggio è molto sentito. E una cosa, per non dilungarmi, perché poi questa cosa, se c'è il tempo, quando sarà, a me farebbe piacere che proprio parlare direttamente qui con gli anziani, e quando ci sarà la prossima, perché la cosa che non capisco, per amor di Dio, se è stata fatta una cosa in buona fede, non lo so, neanche poco mi interessa. Mi interessa una cosa però, mi pare che sia dello sperpero del denaro pubblico. Di che cosa sto parlando? Masaniello. Bene, hanno tolto tante specialistiche, però hanno aperto in via Sembon e hanno ridotto esatto, poi di fronte al CIDI, il centro diagnostico, che fa le stesse cose e di molto di più ancora. Con quale criterio a questo punto hanno messo collocato lì? Tra l'altro, la cosa pesante, non solo hanno indebolito Baggio, ma sono 2 strutture private, si pagano 2 affitti con la struttura Baggio, con spazi vuoti. E me lo chiedo, visto che dobbiamo non sprecare, parlano appunto di togliere ancora servizi, allora per favore cominciamo a togliere questi sprechi. E non capisco perché non, questa cosa... Non ci togliamo su questo tema, come dici tu, non da sottovalutare anche la prossima
ormai quasi sicura, non so come, cosa vi dicono le vostre fonti, chiusura dell'ospedale San Carlo. Però. E questo è un altro problema serio, quindi io credo che anche lì devono affrontarli sia le forze politiche e sindacali, ma attenzione, se non ci sono i cittadini a star dietro e quindi a spingere a creare... Ma Giovanni, la mia paura è che appunto finché sono solo istituzioni a gestire queste cose, il rischio che poi diventino battaglie ideologiche, battaglie di partito, cose del genere, quindi magari poi ci va sempre comunque di mezzo appunto l'anziano che semplicemente vuole fare magari assolutamente. Un posto comodo dove andare senza fare come dicevi tu. Io mi prema dire questo, che nell'ultima iniziativa che abbiamo fatto a Baggio con le organizzazioni sindacali, ho detto a tutti quanti i presenti, io qui non voglio, è in prossimo, strumentalizzazioni politiche. Perché a volte cosa succede? Uno si mette lì a raccogliere le firme senza nessuna proposta. Se io dico non mi va bene chiudere, devo anche dire che cosa? Correggimi Walter, qual è la proposta? Quali sono i bisogni? C'è veramente una cosa che può andare bene anche chiudere e aprire, ma cosa succede in questo municipio e in altri se vengono a mancare determinati servizi? Cioè dobbiamo entrare nel merito delle questioni e non solo, non vogliamo questo e raccogliamo le firme. Le firme si raccolgono su una proposta precisa. Non semplicemente sul diretto. Esatto, altrimenti pagano gli anziani e la popolazione. Insomma, bisogna vedere, da averne di Giovanni Luzzi a questo punto, insomma, quella gente che fa ragione appunto sul bene comune, sul bene delle persone. Walter, siamo quasi in chiusura, siamo anche in chiusura quasi della nostra stagione, della nostra puntata di oggi. Quali appuntamenti e quali iniziative da qui a settembre, ormai possiamo anche ragionare più sul lungo ampio, e quale ragionamento più ampio invece di chiusura sulle periferie? Diciamo che abbiamo chiuso in questo trascorso fine settimana la rassegna musicale Borghi e Quartieri in Concerto, che è l'undicesima edizione di Concerti in Periferia, che quest'anno ha messo a disposizione in 37 sedi 45 concerti e ha attivato 430 tra musicisti e cantanti. Qui mi allaccio a quello che diceva Giovanni. Noi crediamo, siccome abbiamo una disponibilità come progetto Cori Milano per le periferie di 40 cori amatoriali che sono disponibili ad andare a cantare nei luoghi periferici e anche nelle corti, quindi noi lo diciamo sempre, c'è questa disponibilità, poi non è che noi imponiamo si debba andare qui piuttosto che da una parte, ma c'è una opportunità di avere ormai più di 1000 coristi che sono disponibili a andare a cantare per le persone che normalmente non frequentano, non hanno la possibilità di frequentare questa occasione, e quindi senza spostarsi in luoghi specifici, magari anche interessanti, proprio quello di andarli a trovare, lasciatemi dire, a casa loro. Questo qui è uno dei punti. Si inserisce la rassegna Borghi e Quartieri in un più ampio spazio di iniziativa musicale che anche quest'anno vedrà la proposta di 100 concerti appunto articolati con la rassegna Per nutrire l'anima nelle chiese di Milano e poi con il progetto Cori Milano per le periferie, che l'anno scorso ha totalizzato 59 concerti, quindi una proposta piuttosto ampia. Segnalerei martedì 2 il rapporto sulla città che verrà presentato dall'Ambrosianeum, che sicuramente è un'occasione sempre per fare una riflessione sulla città. Per quanto riguarda i lavori futuri, le iniziative future, diciamo che come abbiamo un pochettino detto in questo periodo, sono due i temi su cui vogliamo tra gli altri focalizzare l'attenzione perché hanno una ripercussione periferica. Uno che è il tema della burocrazia, che è stato ripreso anche dal sindaco Sala recentemente l'8 giugno in cascina all'interno, nell'occasione appunto a colazione con il sindaco. La burocrazia ci ammazza. Allora, o è una prospettiva errata che ha il sindaco, altrimenti il sindaco in questi anni, come anche chi lo aveva preceduto, vede che l'organizzazione dell'amministrazione comunale ha dei problemi che bisogna affrontare e risolvere. Non è un problema di andare ad assegnare delle responsabilità, delle colpe, ma il problema è che se un meccanismo non funziona bisogna un attimino rivederlo.
all'interno di questo meccanismo sicuramente c'è la organizzazione dell'amministrazione comunale e quindi il tema dei municipi in particolare, perché noi parliamo molto spesso di città policentrica, ma se l'amministrazione non è policentrica, che non vuol dire avere tanti servizi, perché Milano sicuramente ha parecchi servizi sul territorio, ma il problema è che dal punto di vista delle sinergie che si fanno e quindi anche dei rapporti, tutto è centralizzato e quindi sul territorio dove sono presenti molti servizi, ma tra loro non si relazionano e i municipi che dovrebbero avere il compito di leggere il territorio e relazionare questi servizi comunali, oltre che quello che avviene nella dinamica della cittadinanza associazionistica e quant'altro, ecco, questi qui sono proprio due questioni, perché se non si pone mano a una riorganizzazione dell'amministrazione e quindi abbiamo 50 anni di decentramento che è rimasto una cenerentola, se continua così le periferie continueranno a rimanere così dal punto di vista strutturale, poi ci sono magari delle iniziative importanti in un quartiere piuttosto che nell'altro, ma nel complesso è un meccanismo che non funziona. Se mi consenti, torna sempre il discorso appunto del decentramento alla fine centrale, problematico ma è fondamentale. Dimmi, Giovanni, sì, se mi consenti vorrei dire una cosa in merito a quello che diceva Walter, avendo avuto il piacere e anche l'onore, perché no, di aver fatto il consigliere comunale anche a Milano. Io penso quello che dice Walter è verissimo, la burocrazia veramente uccide, però attenzione, questo è un problema di tutte le forze politiche. Perché se non si mettono in testa per davvero di cambiare la situazione, non aspettare anni e anni per qualsiasi cosa, allora bisogna che si mettano in testa, bisogna sburocratizzare, ma nello stesso tempo ci devono essere dei controlli della spesa pubblica. Io ritengo fondamentale, quindi nessun sindaco di qualsiasi colore o amministrazione risolverà questo, se non c'è l'impegno di tutti. Io la vedo così. E poi si devono mettere una mano sulla coscienza, non candidate chiunque, cercate anche di mettere delle persone che hanno a cuore i problemi della città, che hanno veramente poi i problemi delle proprie zone e non tanto per metterle lì in lista e riempirla. Beh, insomma, un messaggio di speranza, diciamo, da Giovanni Luzzi, che è un consiglio che speriamo venga raccolto da chi ci sta seguendo. Giovanni, grazie mille di essere stato qui oggi ospite con noi, ti aspettiamo per la prossima puntata. Sicuramente, quando volete, e grazie a voi perché questa disponibilità anche di accogliermi. Walter, posso dirti buone vacanze adesso, basta. Ma diciamo, cambieremo un po' di aria, vacanza, aria, rimaniamo sempre. Noi siamo qua fino al 9 di agosto comunque, poi ci fermeremo fino al giorno del mio compleanno. Ci fermeremo un paio di settimane, ma poi torneremo comunque 35 anni. Sì, se gli metti ancora 41. Però, portati egregiamente, possiamo dirlo. Walter, grazie mille davvero per questa bellissima stagione. Grazie a voi. 80 puntate da quando abbiamo iniziato, ormai ho perso il conto quanti anni fa. Però insomma nel 2017, marzo 2017 se non ricordo male, insomma, quindi siamo già arrivati, siamo al terzo anno, iniziamo con il nostro terzo anno e quindi davvero grazie mille, vai pure a cambiare aria, ci rivediamo a settembre parlando di periferie, sperando che qualcosa nel frattempo anche si muova e si possa finalmente raccontare. Lavoreremo un pochettino sicuramente anche in questa pausa estiva, perché poi bisogna essere pronti a raccontare storie nuove, che cambi qualcosa, cioè, quindi aspettiamo che, e promuoviamo ovviamente, saremo anche promotori noi del cambiamento stesso. Grazie mille davvero Walter, buona settimana e come dicevo io, buone vacanze. Grazie Giovanni, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Urbano Milano però non va in vacanza, torna anzi ancora domani, sempre qui con voi per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello appunto che ha a che fare con Milano. Grazie mille.